qua ragazzi, come sempre febbraio, iniziamo con la fiera di Novegro, moto d'epoca ragazzi, auto moto d'epoca, potete trovare sempre di tutto. Io sono venuto per cercare qualcosina in particolare che avevo visto a novembre però non avevo preso e spero di trovarla perché è una cosa che potrebbe servire a tanti possessori di Vespa, quindi ho già fatto un acquisto, ovvero ho preso questa serratura per il bauletto del mio Vespa PX, visto che non andava, poi lo cambieremo e niente, adesso andiamo a cercare quella cosa lì. Ok ragazzi, ho trovato il pezzo che mi serviva. Poi farò vedere cos'è, è una cosa molto utile. Eccoci ragazzi, andrò a fare l'unboxing di quello che avevo preso a Novegro, ovvero ragazzi ho preso un prodotto secondo me molto utile, visto che avevo avuto problemi a cambiare la ruota della Vespa. Sono qua con la Vespa ragazzi. Visto che avevo avuto problemi a cambiarle, anche quando sono andato a cambiarla, ho preso a Novegro questo qua ragazzi, che è un Creek fatto da un'azienda, un ragazzo comunque italiano. Vi lascerò il link in descrizione del loro sito, una cosa molto molto, cioè fatta artigianale, comunque una cosa artigianale, vedete qua c'è scritto Made in Italy, quindi prodotto italiano, da ideato da un ragazzo italiano, e comunque vi lascerò appunto il link in descrizione. Questo è il nostro Creek che andrà messo ragazzi qua sotto, adesso vi faccio vedere. Ok ragazzi, ce la dovrei aver fatta a capire come funziona. Va incastrato qua nel perno dell'ammortizzatore, la basetta va tenuta bella in verticale e tirato su. Ok, ecco, magari, e va tirata su, basta davvero una mano ragazzi. Ecco, magari state attenti che non scivoli la base sotto e di aver bello fermo il Creek appunto. E come vedete ragazzi, la ruota, adesso vi faccio vedere di qua, la ruota è libera, gira qua. Poi vabbè, adesso non andrò a farvi vedere come si cambia, però guardate, ruota libera che gira. Ok, quindi poi andarla a sostituire diventerà davvero molto molto semplice e più comodo. Quindi penso ottimo lavoro per questi ragazzi che hanno progettato questo Creek. Adesso andiamo a tirarla giù semplicemente, tac. Ok, e andiamo a estrarre dal perno il nostro Creek. Quindi ragazzi, per me Creek è questo attrezzo molto utile, perché possessore di una Vespa Creek è molto utile, soprattutto ci capita di essere in viaggio e appunto foriamo, e solitamente la buttavano in terra la Vespa, ma onde evitare di andare a rovinare appunto il nostro mezzo, possiamo utilizzare questa cosa qua che non costa neanche tanto. Come detto, vi lascerò il link in descrizione e niente, spero che vi possa essere utile una cosa del genere. A me penso che sarà molto utile se in caso di foratura, perché comunque non è comodissimo cambiare la ruota del Vespa, ma con questo diventa davvero molto ma molto semplice. Quindi ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo video, noi ci vediamo alla prossima e ciao ciao. Ah, vi ricordo di iscrivervi al canale.